Uno dei motti più famosi degli Space Marine recita: il dovere termina solo con la morte. In realtà, però, non è sempre così. Oggi, infatti, vi parlo dei Dreadnought, l'eccezione più comune a questa regola. Questo è un video senza impegno, pensato per riassumere in maniera semplice qualche piccolo stralcio del tetro universo di Warhammer 40.000. Molti dei dettagli sono stati semplificati in favore di una narrazione più scorrevole, oppure si sono semplicemente persi nel warp. Come sempre, ringrazio la pagina dei Tremendi Dei del Caos per avermi aiutata nella realizzazione del video e vi auguro una buona visione. I Dreadnought sono dei veicoli imperiali pesantemente corazzati, utilizzati soprattutto dagli Space Marine. Possono sembrare un po' goffi, ma in realtà sono arzilli e reattivi. Sono dei sarcofagi high-tech, ai quali vengono attaccati armi e braccia meccaniche, così da trasformarli in arroganti robot da battaglia. Quando uno Space Marine particolarmente valoroso viene ferito in modo così grave da essere oltre ogni possibilità di cura, infatti, invece di lasciarlo spirare in santa pace, si raccoglie quel che resta del suo corpo e lo si tumula dentro una di queste macchine, attaccato a un supporto vitale, così che possa continuare a servire l'imperatore ancora per un altro po'. In pratica viene interfacciato con la macchina attraverso un sistema neurale e da quel momento non può più essere staccato. Una condizione che cambia il suo modo di vivere per sempre. Esperienza traumatica non solo a livello fisico, ma anche psicologico, persino per una mente temprata come quella di una Astartes. Per questo motivo i Dreadnought vengono tenuti in stasi per secoli interi, se non millenni, fino a quando non c'è bisogno di loro in battaglia o magari del loro saggio consiglio su qualche questione un po' spinosa. Nonostante sia di fatto un'esperienza orribile, essere selezionati per digievolversi in Dreadnought viene in realtà considerato un grande onore. Sono macchine considerate come reliquie e gli occupanti spesso sopravvivono per tempi lunghissimi, accumulando quindi molta esperienza. Quando ciò accade, acquisiscono lo status di Dreadnought venerabile. Un esempio iconico è Bjorn dei Lupi Siderali, considerato il più antico guerriero dell'Imperium, uno che era presente fin dai tempi della Grande Crociata, oltre 10.000 anni fa, e faceva parte della guardia personale del primarca Lemarras, e che oggi viene risvegliato all'inizio di ogni secolo per fare Papa Castoro e raccontare ai giovani lupi le storie dei bei vecchi tempi andati. Tornando ai Dreadnought in senso generico, ne esistono di molte forme, modelli e configurazioni, così tante che se mi mettessi ad elencarle tutte questo video durerebbe circa un'ora. Quindi preferisco fare una rapida carrellata dei modelli principali, soffermandomi su quelle che per me sono le varianti più interessanti e degne di nota. Iniziamo dal Castraferrum, quello più diffuso e affidabile. Rispetto agli altri è un po' più bassino e compatto, ma compensa con una grande versatilità tattica. La versione standard monta un cannone d'assalto da un lato e un braccio meccanico con un requiem attaccato sotto dall'altro, ma può essere anche settato per l'attacco a distanza, di solito con lanciamissili o cannoni laser, oppure montare un'arma più spessa e armi per il combattimento ravvicinato, o ancora trivelle e lanciafiamme per la versione d'assedio. Esistono poi delle varianti specifiche per alcuni capitoli, come il Furioso, utilizzato dagli Angeli Sanguinari, pensato per la mischia, il Mortis degli Angeli Oscuri, con doppia arma pesante e un sistema di puntamento avanzato, o quello dei Cavalieri Grigi, che ha la corazza tappezzata di santini per proteggerlo dagli attacchi dei demoni. I Castraferrum stanno però venendo rimpiazzati dai Redemptor, pensati per ospitare gli Space Marine Primaris. Questi sono più grossi, armati e moderni, anche loro con un buon assortimento di configurazioni ed equipaggiamenti, suddivisi in tre varianti principali: quella standard, che si chiama Redemptor, la Brutalis, pensata per la mischia, e la Ballistus, per l'attacco a distanza. Sembra però che l'impegno prolungato di queste macchine, alla lunga, finisca con il prosciugare l'energia vitale di chi c'è dentro, come se il Marine fosse una specie di batteria a stilo da cambiare quando è scarica. Per i successivi tre modelli, invece, dobbiamo tornare indietro di qualche millennio, addirittura prima delle di Horus, quando erano davvero diffusi. Non che ora siano del tutto assenti, ma praticamente sono dei cimeli, un po' come le auto d'epoca. Il primo è il modello Contemptor, quello con la forma più slanciata di tutti, che ai tempi della Grande Crociata era lo standard. Più forte e veloce del Castraferrum, ha in dotazione persino un generatore di campo di forza difensivo, però richiede più manutenzione e il reattore che lo alimenta esplode facilmente se viene colpito. Un problema tecnico non trascurabile, dato
dato che passa la maggior parte del suo tempo in battaglia. C'è poi il modello d'Eredeo, una sorta di cugino del Contemptor, concepito solo per svolgere la funzione di piattaforma d'assalto mobile. E infatti è dotato di un sistema di puntamento avanzato e monta una gran quantità di armi pesanti. Praticamente è un Metal Gear. E per ultimo, invece, il modello Leviathan, l'equivalente Dreadnought di un armadio a tre ante. Piuttosto raro anche all'epoca, venne sviluppato in segreto sulla Terra, senza coinvolgere il Mechanicus, utilizzando anche componenti che risalivano all'oscura era della tecnologia, l'apice tecnico-scientifico della civiltà umana, senza però comprenderne fino in fondo il funzionamento. Il risultato è una macchina con una potenza eccezionale, che però finisce col trascinare sull'orlo della follia chi ci viene messo dentro, motivo per cui si cerca di impiegarli solo quando è strettamente necessario. Oltretutto, al di là del modello, alcuni Dreadnought possono avere anche dei ruoli specifici all'interno del capitolo, tipo i Dreadnought Cappellani, che sono dei Mecha Don Matteo, e i Dreadnought Bibliotecari, che in aggiunta al loro arsenale possono anche manifestare dei poteri psionici. Aggiungo che essere tumulati in uno di questi camminatori non rende immuni da eventuali difetti del seme genetico o mutazioni, come dimostra l'esistenza dei Dreadnought Wolfen, dei lupi siderali, o di quelli della Compagnia della Morte e degli Angeli Sanguinari, entrambe vittime delle maledizioni che affliggono i loro capitoli. I modelli dei Dreadnought sono presenti in gioco fin dall'inizio, anche se allora avevano un aspetto molto diverso da quello di oggi e anche un sorriso un po' inquietante. Il manuale di prima edizione del 1987 li descrive come un'armatura tattica utilizzabile da chiunque, basta entrare in simbiosi con essa tramite un collegamento neurale. Non si accenna però da nessuna parte al fatto che il pilota debba essere mortalmente ferito o cose così, mentre il Dreadnought come lo conosciamo oggi viene inserito nel 1993 con l'avvento della seconda edizione, assieme a un modellino dall'aspetto molto più familiare, cioè questo qua, che tra l'altro è in metallo e, pur essendo alto pochi centimetri, pesa quasi come se fosse quello vero. La versione in plastica uscirà nel 2001, nel corso della terza edizione, ed è rimasta in produzione per oltre 20 anni. È andato in pensione pochi mesi fa, all'inizio dell'estate del 2023. Nel corso del tempo, poi, era stato affiancato da altri kit che rappresentano le varianti elencate prima, alcuni in plastica e altri in resina Forgeworld, molti dei quali per ora sono ancora in vendita e hanno visto la loro scheda aggiornata alla decima edizione. E questo è tutto, almeno per quanto riguarda i Dreadnought degli Space Marine realisti. A voler approfondire, ne esisterebbero anche di altre fazioni, come quelli degli Space Marine del Caos, dei Custodes o persino di Orchi ed Eldar, ma questo, se siete interessati, sarà argomento di un prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi, venitemi a trovare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog villanorispace.it. Come sempre trovate tutti i link in descrizione. Se poi volete darmi del supporto in più, potete abbonarvi al canale. Nel frattempo ringrazio tutte le persone splendide, meravigliose e profumate che l'hanno già fatto.